Allora, una volta affrontata la questione del 1401, il concorso per la seconda porta, e quindi l'incontro con Ghiberti, e successivamente tutto quello che comporta la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore, che darà la più grande notorietà all'architetto Brunelleschi, quindi un Brunelleschi artista a tutto tondo, ma in questo caso in particolare come architetto, proviamo con una lunga, rapida carrellata a vedere quali sono le caratteristiche, qual è la vera e propria poetica di Brunelleschi come architetto. Cosa intendo con poetica? Quali sono i caratteri tipici e enucleabili dell'architettura, del modo di fare architettura di Brunelleschi? E un esempio abbastanza evidente ci è dato dall'immagine che state vedendo, che è, diciamo, il prospetto della loggia dell'Ospedale degli Innocenti, realizzata a partire del 1419 proprio a Firenze da Filippo Brunelleschi, che evidentemente, dopo aver ottenuto l'incarico di realizzare la cupola, è diventato un architetto affermato a Firenze. In questo caso, a differenza del progetto per la cupola, che era, come abbiamo detto più volte, in qualche modo bloccato da una serie di indicazioni e di problemi che andavano superati, in particolare l'ampiezza del tamburo, il fatto che il tamburo fosse ottagonale, quindi diciamo la forma della cupola di Brunelleschi in qualche modo deriva anche dalla necessità di superare questioni, problemi tecnici. In questo caso invece Brunelleschi ha la libertà, la possibilità di realizzare quello che desidera, e qui in questo progetto vediamo una serie di caratteristiche che torneranno praticamente sempre nella poetica brunelleschiana. L'arte, l'architettura di Brunelleschi si basa, ne abbiamo detto più volte, sul recupero del mondo antico, che non è un recupero fatto di citazioni, ma di rielaborazione, riconcettualizzazione del mondo antico, nel senso che l'architettura di Brunelleschi si baserà sempre sull'idea di rigore matematico, di nitore, di purezza lineare, di ripetizione di un modulo. L'idea è quella di prendere un elemento come unità di misura e su quell'unità di misura costruire un modulo che verrà replicato per multipli e sottomultipli e darà all'impianto completo dell'edificio costruito un senso di regolarità, di nettezza, di nitore, di linearità assolutamente misurabile, e in questo senso c'è la classicità, diciamo così, dell'edificio. Se voi, per esempio, guardate la trovata, che sarà una trovata assolutamente poi condivisa da tutti gli architetti successivi fiorentini del Rinascimento, che è quella del sottolineare le membrature architettoniche con la pietra col colore scuro, grigio della pietra serena, del macigno rispetto al contrasto, no? Del bianco, del colore neutro, dell'intonaco, e vedete bene appunto che l'ambiente che si viene a costituire è un ambiente molto semplice, molto lineare. Qual è l'unità di misura che viene presa? In questo caso l'unità di misura è il quadrato, l'unità di misura è lo spazio fra una colonna e l'altra colonna, che è la stessa dimensione dell'altezza della colonna stessa. Quindi ogni campata è basata su un quadrato sormontato a sua volta da un arco a pieno centro, che è la metà appunto di un cerchio, che avrà per diametro proprio il lato del quadrato. Quindi vedete campate cubiche coperte da una volta a vela che comunque è immaginata all'interno di una sfera. Ognuno degli elementi di questa loggia è appunto sottolineata da questa sorta di linearità, di semplicità, appunto sottolineata dalla membratura grigia, e rende appunto l'edificio molto semplice da comprendere nelle sue forme. Una semplicità che evidentemente un ordine, un rigore, che evidentemente Brunelleschi ha assimilato, assunto nei suoi studi romani. Qui siamo all'interno del Pantheon e vedete che evidentemente c'è proprio questa volontà di ricerca di semplicità. Quindi la romanità per Brunelleschi non è semplicemente la citazione di forme, ma proprio l'idea della qualità dell'architettura romana, la semplicità, il rigore di questa forma architettonica. In questo caso, per esempio, noi abbiamo appunto nella loggia dell'Ospedale degli Innocenti un podio costituito da 9 gradini, esattamente come nel Tempio italico, a cui corrisponde un loggiato di 9 campate a base quadrata, che è quello che abbiamo visto prima, e due testate del loggiato che sono esterne al loggiato stesso, e questo essere esterne è sottolineato da due lesene che in qualche modo appunto sottolineano l'estraneità di questi due grandi archi da
dal resto del loggiato, ma che riprendono appunto le forme delle campate stesse. E vedete che l'unità di misura, quella sottolineata con la lettera A, che è il lato, diciamo così, del quadrato e che è dato dall'intercolumnio, ma che è anche l'altezza della colonna, ma che diventerà anche l'altezza del piano superiore, e diciamo in qualche modo tutte le misure che caratterizzano questo edificio quindi saranno dedotte in qualche modo come multiple o sottomultipli da questa distanza tra colonna e colonna. Questione fondamentale però da risolvere per quello che riguarda l'ispirazione classica sarà quella dell'uso dell'arco su colonna, che è una vera e propria, un vero e proprio errore da un punto di vista filologico se consideriamo l'architettura classica. L'architettura classica vede l'uso dell'architrave su colonna. L'arco su colonna è stato introdotto evidentemente in un secondo tempo, in epoca paleocristiana, garantiva la possibilità di aprire luci più ampie, quindi aveva una sua funzione, però diciamo da un punto di vista estetico dava delle difficoltà perché non corrisponde alla tradizione culturale greco-romana. Come si fa a risolvere questo problema? Cioè come si fa, non si può sostituire l'arco con l'architrave proprio perché dovremmo stringere le luci, perché comunque l'uso dell'arco su colonna è ormai acquisito, ma evidentemente c'è bisogno di qualcosa che spezzi questa cesura fra l'imposta dell'arco e il capitello. La soluzione viene trovata da Brunelleschi attraverso l'introduzione di un moncone, diciamo così, di architrave che viene definito dado brunelleschiano. Come vedete sopra al capitello si innesta, si imposta. Tra il capitello appunto e l'imposta dell'arco si imposterà un dado, un pezzetto, come se fosse un pezzetto della trabeazione classica, che è suddivisa evidentemente in architrave, fregio e cornice, e che quindi in qualche modo ricorda la trabeazione solo con un pezzettino senza bisogno di inserirla completamente, che ha anche una funzione strutturale importante perché riesce a convogliare gli scarichi laterali degli archi a trasformarli in scarichi verticali, cioè a scaricare direttamente sulla verticale della colonna. Vedete quindi che il dado brunelleschiano, se guardate l'immagine in basso a destra, non è altro che un pezzettino della trabeazione che viene inserita appunto tra il capitello e l'arco che si imposta subito sopra. Interessante fondamentalmente, oltre all'uso del dado brunelleschiano, oltre all'uso di questo rigore compositivo e di questa linearità sottolineata dall'uso delle nervature, delle membrature bianche e grigie, l'idea appunto della modularità. In questo caso vedete che qui abbiamo le piante delle due basiliche di San Lorenzo e Santo Spirito, con soluzioni assolutamente diverse. Interessante per esempio in Santo Spirito questa serie continua di cappelle che funge quasi da deambulatorio intorno a questa croce latina, ma comunque il dato fondamentale di entrambe le cappelle è la modularità, cioè la ricerca di un modulo che è dato dalla campata quadrata, che viene poi replicato a costituire l'intero dell'edificio. Sappiamo anche purtroppo che per la coerenza, l'estrema coerenza di questo architetto, spesso i suoi edifici non furono terminati da Brunelleschi perché la committenza trovava difficoltà a sopportare la sua incapacità, la sua impossibilità di venire incontro ai gusti e alle necessità della committenza stessa. Per cui, per esempio, se guardiamo l'interno della chiesa di San Lorenzo, questa è la chiesa di San Lorenzo vista dall'esterno, se guardiamo l'interno della chiesa di San Lorenzo ci rendiamo conto che le cappelle laterali inserite a manetti non corrispondono per simmetria all'impianto originale impostato da Brunelleschi. In qualche modo distruggono, rompono questa armonia perché gli archi appunto di queste cappelle laterali sono evidentemente troppo grandi, no? Questa parte che vedete lateralmente, le due parti che si vedono lateralmente non mantengono la simmetria brunelleschiana, mentre invece all'interno di Santo Spirito vediamo che l'impostazione è quasi un'impostazione a cannocchiale, cioè la simmetria delle archeggiature è perfetta. Questa è un'immagine ripresa lateralmente da una navata laterale verso l'altra navata laterale. Vedete che diciamo le membrature è come se costituissero ordini inseriti in ordini minori, cioè una struttura perfettamente simmetrica e perfettamente commisurata. Interessante il fatto che in questo caso Brunelleschi avesse ideato una pelle, diciamo così, esterna di questo edificio assolutamente sconvolgente, con queste cappelle delle quali si voleva vedere proprio l'estradosso, cioè questa convessità
all'esterno, ma anche in questo caso la committenza non riuscì a sopportare una rivoluzione così importante, e quindi oggi noi vediamo invece un muro in qualche modo che copre queste cappelle, no? Ma al di là di questi ritocchi che ci saranno quasi sempre nell'architettura brunelleschiana, perché quasi sempre la committenza costringerà l'architetto o a abbandonare i lavori e a farli terminare a qualcun altro, o ad inserire, diciamo così, elementi che non erano previsti dall'architetto e che l'architetto non sopporta. Però evidentemente le questioni fondamentali però si vedono comunque tutte, cioè questa ripetizione, forte ripetizione del modulo, la linearità che è sottolineata, scandita da queste linee grigie, e questo senso di ordine, di regolarità dell'edificio. Una delle ultime immagini che vi mostro, quella relativa alla sagrestia vecchia, vedete in questo caso, questa forse è la prima volta che Brunelleschi ha proprio l'opportunità, insieme sicuramente alla loggia dell'Ospedale degli Innocenti, di mostrare la sua idea di architettura di purezza, no? Vedete dove si colloca questa struttura. È una cappella laterale che dà sul transetto sinistro di San Lorenzo, una struttura molto regolare che è impostata su un vano, diciamo, principale quadrato, vano che ha appunto base quadrata e quindi è un cubo, sormontato anche in questo caso da una cupola, e su questo cubo si innesta un cubo più piccolo che ha il lato, che è un terzo del lato del cubo maggiore, che viene definito scarsella. Va bene, la scarsella, vedete, è un terzo, avrà al suo interno tre absidiole, quindi vedete che c'è sempre il ritornare del numero 1, del numero 3, del numero 4, come sono i quattro pennacchi della cupola, il numero 12, che è appunto la divisione di questa cupola a ombrello, perché la numerologia, così come nel Medioevo, continua ad essere molto importante. Vedete che la scarsella, in pratica, che è questa piccola cappella che è attaccata alla cappella principale, non è altro che oggi potremmo dire quasi una matriosca, no? Cioè è un sottomultiplo della stessa cappella. E accanto si affacciano due ambienti di servizio voltati a botte che riportano appunto l'unità del numero 3, anche in questo caso. Una cosa simile poi alla fine la vedremo avvenire anche nella cappella Pazzi, che vedremo subito dopo. Questa è appunto la cupola ad ombrello con le 12 nervature che ricordano appunto il numero degli apostoli. Vedete che i medaglioni sono stati inseriti successivamente da Donatello, e questo è il motivo di rottura, diciamo così, fra Donatello e Brunelleschi. Donatello era quasi l'unico amico che rimaneva a Brunelleschi, ma Brunelleschi, dopo questo intervento, che fu richiesto direttamente ovviamente dai medici, per cui Donatello non poteva certo ritrarsi, ecco, Brunelleschi non volle più avere rapporti col suo amico. Vedete in questo caso una struttura molto lineare, molto facile, molto appunto leggibile, dove ci sono appunto queste cornici, queste lesene, queste piccole mensole rompitratta. Unico elemento, diciamo, aggiuntivo in questo caso, nella trabeazione che vedete che circonda completamente la cappella, si vede questo inserimento di questo fregio classico, però gestito da questi tondi rossi e blu che sono appunto rappresentazione dei serafini e dei cherubini. Se molto rapidamente ci spostiamo a vedere la Cappella dei Pazzi in Santa Croce, immaginata per essere la sala capitolare della chiesa di Santa Croce, la chiesa francescana di Santa Croce, ci rendiamo conto che non si tratta di nient'altro che di una rielaborazione in qualche modo di quelli che sono i modelli fondamentali del lessico dell'architettura brunelleschiana. Vedete quindi che si tratta più o meno sempre degli stessi elementi rielaborati in maniera geniale. In questo caso abbiamo una pianta cruciforme, ma poi fondamentalmente gli elementi sono sempre gli stessi. Interessante anche in questo caso il fatto che noi abbiamo un modulo quadrato e un edificio che si compone con la replica di questo modulo quadrato. In questo caso abbiamo l'inserimento di grandi volte a botte, evidentemente tratte, dedotte da Vitruvio o anche da Leon Battista Alberti, se vogliamo, ma fondamentalmente il lessico rimane sempre lo stesso. Quindi, per concludere, cosa possiamo dire di questo lessico? Se osserviamo il lessico di Brunelleschi, ci rendiamo conto che non si tratta di imitazione, ma si tratta veramente di una rielaborazione per difetto, cioè l'idea è depurare tutto quello che c'è, tutta l'arte antica, tanto che si utilizzerà fondamentalmente un solo ordine, che è
dell'ordine corinzio e si rielaboreranno tutte queste forme classiche in forme nuove, per esempio il dado brunelleschiano che è un'interpretazione in qualche modo di qualcosa che esisteva già, cioè della trabeazione classica.